Amici della Bussola TV, ci troviamo a Piazza Municipio a Napoli, come potete vedere dal maschio angioino alle mie spalle. Oggi affrontiamo una problematica che riguarda la stazione della linea 1 che passa qui, proprio sotto i nostri piedi. Praticamente è stato notato che dalla pavimentazione e dai marmi che ricoprono i corridoi della stazione fuoriesce una sorta di alone biancastro, una polvere. I comitati hanno chiesto delle spiegazioni e ANM le ha fornite, dicendo che praticamente si tratta di un effetto causato dalla combinazione dell'umidità con il collante che è stato utilizzato durante la realizzazione della stazione. Questa spiegazione però non ha convinto i comitati e abbiamo chiesto ad Antonio Pariante del comitato Porto Salvo il loro punto di vista, che è totalmente diverso da quello di ANM. Diciamo, noi da cittadini, prima ancora che il comitato civico che si occupa della storia, dell'arte, della cultura, questa è la cosiddetta metropolitana dell'arte, quindi crediamo pure noi di avere diritto a dire qualcosa rispetto a questa realtà. La nostra metropolitana dell'arte, che attualmente sarà costata almeno 1 miliardo di euro dei soldi dei cittadini europei, perché tutte le stazioni realizzate appunto durante questo lungo percorso di quasi 50 anni di realizzazione della nostra metropolitana, che è ancora incompleto, insomma, è una cifra importante, per cui voglio dire, le nostre stazioni, tipo quella di Toledo, della stessa università e di Piazza Municipio, sono meravigliose, sono bellissime, sono stati spesi milioni di euro ed è difficile comprendere la giustificazione che ha fornito l'azienda relativamente a un problema legato ai fissanti, alla colla per mettere appunto sulle pareti le lastre di marmo, perché quello che vediamo, ripeto, da utenti della metropolitana quando è che scendiamo qui sotto la stazione del municipio, è una cosa che sembra essere semplicemente un problema di umidità, di acqua che risale dalle pareti, ovviamente del sottosuolo. Ma in che cosa consiste la nostra riflessione? Se, come dice l'azienda, il problema è un problema di colla che sta producendo questo fenomeno, allora questo problema dovrebbe essere diffuso in tutte le altre stazioni della metropolitana, in tutte le altre stazioni dell'arte, perché è chiaro che lo stesso collante è stato usato a Dante, a Toledo, all'università, e ci fa strano che invece qua a municipio, a ridosso della linea di costa, perché siamo praticamente fisicamente sull'antico porto di Napoli che sta sotto i nostri piedi, e ci sarebbe da ricordare, ma ce lo dice la storia, che oltre ad esserci il porto, il mare, e qua sotto ci sono pure le sorgenti, le antiche sorgenti napoletane, quelle che appunto sono tuttora esistenti nel sottosuolo, e le sorgenti della città di Napoli, per quello che riguarda il rapporto con la metropolitana, hanno avuto già dei problemi importanti, quelli che si sono verificati alla riviera di Chiaia, proprio perché a causa dei lavori della metropolitana della linea 6 si è incontrata l'acqua suffregna, che è un'acqua pazzerella, appunto l'acqua remunere per dire così, si è scontrata con i lavori della metropolitana che viene da fuori grotta verso la città e ha determinato il clamoroso crollo di Palazzo Chevara, perché è questo quello che è successo, quindi è un elemento importante. In più bisogna dire che giusto a 4 passi dalla fermata qui di municipio c'è l'altra bellissima stazione, quella dell'università in piazza Bovio, che recentemente, guarda un po', è stata chiusa per problemi di umidità. Perché? Perché pure là evidentemente ci sta un percorso d'acqua, c'è una sorgente che ha portato questi problemi. E questa è la nostra posizione. Istituto di Vigilanza Armata Prestige. Con l'innovativo sistema di videosorveglianza e videocontrollo attivo gestito dalla nostra centrale H24, 365 giorni l'anno è vicino a te, non solo virtualmente. Soluzioni personalizzate, installazione, assistenza e manutenzione gratuite. Richiedi un preventivo gratuito. Onoranze funebri Pezzella, funerale a rate anche senza busta paga.
perché a papà e a morì, ci sta sempre tempo.